Ciao a tutti ragazzi, bella lì e ben ritrovati sul mio canale per un nuovo video di Dead by Daylight. Premessa, questo video sarà l'ultimo per adesso, nel senso che da adesso inizierò appunto a fare uno, massimo due video alla settimana, causa appunto il mio canale, nel senso che ho in corso Blasphemous, in teoria dovrò fare RNG+, ho iniziato la blind run di Rage Ancient Epic, insomma, ho le mie serie da portare avanti e quindi devo registrare meno DVD, ecco. Quindi oggi vorrei farvi vedere la build che vi avevo detto, che tra l'altro è una build che innanzitutto devo un attimo costruirmi, ed è una build che voglio andare a provare, e quello che voglio fare è appunto cercare di costruire una build per far regredire i geni in maniera efficiente. Se avessi avuto una competenza in più, quindi 5, sarebbe stato meglio. Anzi, io glielo metterei una competenza in più ai killer, sinceramente. Però vabbè, quello è il mio parere personale. Allora, flagello appuntito può essere utile, anche il dispositivo dell'uomo morto. Intervento corrotto so che è un grande rischio, ma vorrei toglierlo. E volevo provare Irruzio, eventualmente scossa. I generatori colpiti dalla scossa perdono immediatamente l'8% dei progressi. Poi, in teoria, se appendo, cioè dite che si cumula, perde l'8% di progressi, poi appendo con questo. Dite che quindi perde il 15 più l'8% il 23%, dite? Perché perde l'8% quando appunto. Però perché scrivono questo? I generatori colpiti dalla scossa perdono immediatamente un 8% di progressi. Sì, che scossa sia, però non lo scrivono, cazzo. Scossa si dovrebbe attivare quando abbattete e riducete in fin di vita un sopravvissuto. Perché non lo scrivono? Perché l'hanno tolto? Io veramente chi fa le descrizioni non lo. Non commento nemmeno, non commento nemmeno. Dopo aver danneggiato un generatore, la sua aura verrà evidenziata in giallo. Quando un sopravvissuto finisce in fin di vita, tutti i generatori interessati esploderanno prendendo un 10% di progressi, iniziando a regredire. Non ho ancora ben capito cosa vuol dire immobilizzato come status, ma penso non possa fare i geni, entrare negli armadretti, saltare le finestre, almeno penso. Ora, non so se tenere questo, che si combina appunto con flagello appuntito. Se appendiamo il gancio bianco e qualcuno sta riparando i gen, vengono bloccati perché un automatico scoppia e il survivor si stacca. Però Hanging Go, che è, secondo me è assurdo che l'hanno depotenziato, era al 25% prima, adesso perde istantaneamente il 20%. Io avrei fatto anche il 30% dei progressi, tanto dai, lo recuperano subito i survivor, il 30% di progressi al gen praticamente. Ma devo provare, raga, devo provare qualcosa. Vaffanculo. Però sto pensando eventualmente se qua metterci eruzione al posto di questo. Provate anche voi, eh. Cioè, fatemi fare un calcolo. Se io metto qua eruzione, no? Qua dice, quando un sopravvissuto finisce in fin di vita, tutti i generatori interessati esplodono e perdono un 11% di progressi. Che si cumula in teoria con scossa sarebbe il 18%. Più se appendo, appunto, dopo perdono ancora di più. Però non lo so se è tutto cumulabile. Dai, proviamocela così, ragazzi. Proviamo a mettere eruzione, dai, vediamo come va. Potrebbe andare malissimo questa partita. Qua non so se tenere questo, che appunto mi fa durare di più il tormento. Di solito uso sta combo. Eventualmente al posto di amuleto Yakuyo, che è interessante mettere, accelera il tasso di ricarica del tormento di Yamaoka del 25%, quindi si ricarica prima il potere. Però dai, andiamo così che va bene. Come al solito,
tirate avanti la partita, se, cioè tirate avanti, scusate il video fin quando non mi trova la partita, vediamo quanto ci mette. Tra l'altro del spirito dovrebbe uscire un costume, una skin che ci dà la possibilità di effettuare un nuovo Mori. Spero che lo metteranno con i frammenti di decenti, ma secondo me lo mettono con i soldi, con le cellule auriche. Su YouTube lo trovate il nuovo Mori dello spirito, scrivete The Spirit New Mori e vi fa vedere il nuovo Mori, che è una figata pazzesca. Che palle, grazie. Ah, proprio quando ho detto che palle, l'ha trovata. Scusate, sono un po' raffreddato. Ah, vabbè, la sfida della cacciatrice la faccio poi. Ah, già la mappa. No, metto la mappa, raga, perché sinceramente rischiare. Metto Coldwind. Molto Even anche può andar bene. A rischiare di beccare Raccoon City anche no, cioè mi sono rotto il cazzo di giocare in quella mappa di merda. Ripeto, la partita potrebbe andare molto male perché non ho intervento corrotto, non ho Discordia, non ho un cazzo. In fronte a questa è una test build. Però non ho capito qua, dopo aver danneggiato un generatore, la sua aura verrà evidenziata in giallo. Praticamente, io penso che non sarà più evidenziata in giallo se qualcuno torna a lavorarci lì. Mi deve andare di culo poi che abbatto un survivor vicino a un flagello appuntito, quindi i ganci quelli evidenziati in bianco. Perché non prendono il triangolo? Hanno le dita paralitiche? Boh. Non capisco a volte. Tolgo un attimo le cuffie. Culo. Scusate ragazzi, devo anche soffiare il naso. Vediamo come va sta partita. Secondo me potenzialmente potrebbe andare una merda. Discordia, senza Discordia non è facile. Già mi sono incastrato, puttana. Dai lì. Vedete, mi è iniziato il giallo, in teoria non dovrebbe essere più in giallo se lo toccano.
c'è un gen già partita. Da quanto è iniziata la partita? Ok. Ok, quindi questa è eruzione, giusto? Adesso vado a prendere il gancio bianco, vediamo se scoppiano i gen. Se ci stanno lavorando su, dovrebbero scoppiare. E poi eventualmente posso applicare anche Hanging Go. Eruzione finito. Hanno sganciato. Ok. Avrei dovuto mettere la Gingo. Ci arriverò là in fondo. Non lo so, questo vuole prendere il colpo. Mi sa che ho fatto una build del cazzo. Sì, qua potrei mettere anche in go, ma non è molto avanzato. Preferisco andare agli altri gen. Questo invece è più avanzato, mettiamolo qua. Torno là, ragazzi, torno là dagli altri. Anzi, vediamo qua. Quattro per quattro è difficile. No. Un attimo, è di là lui. Ah, lì, cazzo. Scavalcato. Ma come cazzo gioca questo? Perdi le staffe, che due coglioni. Ah, quanto lo odio sto perk di merda. Sai che ho fatto proprio una build del cazzo. Andiamo qua. Mettiamo Gingo. Sarebbe da rompere il pallet là. Ok, va il pallet sicuro. Sì, fai i movimenti strani, fai pure. Vi assicuro che fare i mind game con lo spirito non è facile. Certo, qua magari non è così difficile, però insomma. Però vedete, se non ho un gancio appuntito nei paraggi. L'ho vista. Ma come cazzo ho fatto ad andare così veloce? Dite che va a salvare o va al pallet? Andrà al pallet, secondo me.
Tranquilla che ti colpisco, non preoccuparti. Questo qua sarebbe da... da prendere. Cosa fa? Al Decisive. Quello al Decisive, ragazzi, mi sa. Pallet. Brava. Dov'è che è andata? Là. Ha riscavalcato. Classico. Vediamo se lo frego. Qua c'è un gancio bianco. Sì, là. La partita non sta andando benissimo, perché appunto questa è una build in test, insomma. Hai rotto il cazzo di menarti, eh? Stai ferma, fatti appendere. Ok, devo andare assolutamente a vedere, a controllare qualche gemma. Là me li stanno chiudendo, secondo me. Questo non so quanto sia avanzato. Ah, bello avanzato. Questo sta andando a salvare. Ma penso salvi. Brava, non ha tirato neanche il pallet. Volevi fregarmi. E questo è... quando tornano indietro è difficile, eh. Dovete sentire bene con le cuffie, perché... wow. Sì, non è un problema, vi sdunzo a tutti. Vediamo se riesco a prenderlo, quello o quella. Vedete che va alla finestra? No? Ottimo. E adesso lo riappendolo al gancio appuntito. Perdi le staffe, cazzo. Non ci arriverò mai. Oh, c'ho il gancio qua. Ok. Questa aveva il pallet, ma non mi ricordo. Non l'ha tirato. Questa è brava. Sbagliato io. Oh, c'è il pallet, eh. Aveva. Anzi, me lo tirano, mi sa, cazzo. Là è un po' lontano, ci voglio provare, però. Che palle, guardate come si dimenano con perdi le staffe, cioè, veramente. Mamma, che scandalo. Va nerfato perdi le staffe, è troppo forte. È troppo forte. Scarso. Camperà i pallet. Trovo 4x4. Vediamo se lo frego. Ok. Sì, non sta poi andando così male, effettivamente, però... è una build, insomma, non così efficiente come mi aspettavo, sinceramente. Ah, non rompere! Non mi ricordo se il genere 4x4 era... no. Sta andando su quel gen là, presumo. Adesso mi avvicino un po' prima di attivare il potere.
No, pensavo fossero lì. Che li hanno fatti bene, sono. Li hanno fatti bene. Vediamo. No. L'ho vista. Qua c'è il pallet, eh. Penso vada al pallet, infatti. Non poteva fare altro che tirarlo qua. Una bravura a camperare i pallet. Ah. Merda, non me l'aspettavo qua il pallet, porca la puttana. Ha rotto un po' il cazzo però adesso. Ma dove cazzo è? Oh. Sì, no, il gancio bianco è troppo lontano, prendiamola qua. Era qua, raga. Era qua. Devo capire dov'è. Era qua nei dintorni. Devo cercare la botola, sempre che non la trova prima lei. Mi sembrava là, eh. Spero sia di qua la botola. No. Altra cosa da togliere, la botola. Non, uno non può scappare. Uno prende e si apre il cancello di merda. Se non riesce a aprirsi il cancello, muore. Perde, basta. La botola va tolta. Punto. Come se già non hanno abbastanza mezzi per poter scappare. Sì, una build. Non so quanto mi ha aiutato. Non ho percepito questo grande aiuto, sinceramente. Ma infatti io sul. Prediligo altri tipi di build, le build tipo endgame con nessuna via d'uscita, custode sanguinario, Noid, oppure come sapete le build one shot. Pentimento, terra maledetta, immortale, castigo, ad esempio una bomba, o anche per dire vabbè, questa appunto ci sta bene, questa. Quindi qua rimettiamo. Cazzo è, intervento corrotto. Hanging Go, va bene. E qua ci potrei mettere un pentimento che non ci sta male. Proveremo questa la prossima volta. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Alla prossima.